Sabato 4. Conto alla rovescia per il Capodanno tranquillo a Napoli. L'operazione contro eventuali minacce del terrorismo è iniziata. Non appena in comune sono arrivate le prescrizioni della questura su come mettere in sicurezza tutta l'area di Piazza del Plebiscito, dove ci sarà il concertone, installando fioriere e New Jersey. Stop ai tir in centro e barriere antiattentati. Si va dunque verso un Capodanno blindato a Napoli. Saranno 700 gli uomini delle forze dell'ordine impegnati in città. Continuano i sequestri di botti in Campania. Oltre 240 kg di fuochi d'artificio sono stati scoperti dai carabinieri a bordo di un furgone condotto da un uomo di 55 anni, fermato per un controllo in via De Filippo a Giugliano. Aperto il vano posteriore, i carabinieri hanno trovato i botti, il materiale esplodente classificato di quarta categoria. L'uomo è stato denunciato per detenzione illegale di materiale esplodente. I fuochi, che secondo i militari sarebbero stati messi in vendita illegalmente, sono stati sottoposti a sequestro in attesa di distruzione. I controlli da parte delle forze dell'ordine in tutta la zona sono serrati proprio per contrastare la vendita di fuochi illegali. Gli agenti del commissariato di polizia di Acerra hanno arrestato Giuseppe Loffredo, 30 anni, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato in stato di libertà per detenzione illegale di munizionamento di armi comuni da sparo e di materiale esplodente. I poliziotti sono intervenuti in un appartamento in via Pastore ad Acerra, dove hanno rinvenuto droga, munizioni e materiale esplodente di categoria F4, articoli pirotecnici riservati ai professionisti. Il trentenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari. I carabinieri della stazione di Grumolevano hanno scoperto che in via Don Angelo a Casandrino un 43enne e un 28enne avevano rimosso i sigilli a un folto sottoposto a sequestro e avevano ripreso attività di panificazione abusiva. Durante l'intervento i carabinieri hanno risottoposto a sequestro il locale, sequestrando anche 85 kg di farina e attrezzature varie. I due panificatori abusivi sono stati denunciati in stato di libertà. Si attende l'autopsia sulla salma di Sebastiano Petrucci, il 18enne di Agerola, deceduto ieri pomeriggio all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per cause sconosciute. Il sospetto è che possa trattarsi di un caso di meningite. Il ragazzo è giunto in stato di incoscienza al pronto soccorso del San Leonardo nel pomeriggio di ieri. Oltre allo stato soporoso, presentava piccole macchie di sangue sulla cute. In attesa di accertare la causa della morte, tutti gli ambienti del pronto soccorso che hanno accolto il giovane sono stati sottoposti a profilassi e anche i parenti e quanti hanno avuto contatti con il 18enne sono stati sottoposti a profilassi. È arrivato il freddo in Campania, la colonnina di Mercurio, così come annunciato nei giorni scorsi dai meteorologi, si è abbassata bruscamente. Nelle zone interne sono previste anche nevicate nelle prossime ore. La protezione civile prevede gelate notturne a quote superiori ai 500 metri. Il forte vento di Grecale e il mare mosso stanno determinando problemi nei collegamenti marittimi del Golfo di Napoli, disagi nelle corse per l'isola di Capri. Regolari sono le partenze dei traghetti Caremar da Napoli, mentre i mezzi veloci viaggiano a singhiozzo. Sulla tratta Sorrento-Capri, invece, i collegamenti questa mattina sono stati garantiti da un'unità di linea del consorzio GESCAP. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Appuntamento alla prossima edizione.